Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vi vorrei parlare della mia ultima spesa da Trutà. Ultimamente è abbastanza raro che io vado a fare le mie escursioni da Trutà e da Acqua e Sapone. Ci vado solo se ne ho effettivamente bisogno. Comunque ero un po' annoiata, non era né tardi né presto, settimana scorsa, venerdì. E prima di tornare a casa, niente, ho deciso di fare un giretto. Ho trovato in offerta l'igienizzante dei pavimenti della Mucchina, non l'ho mai comprato. Questo l'ho preso perché era al profumo di limone. Ho perso lo scontrino e non so più dire quanto l'ho pagato, fatto sta che era in offerta, forse veniva un euro, come 2 euro, 1,5 euro, una cosa del genere. Era 1,5 litri, rapporto qualità prezzo rispetto ad altri detersivi, insomma era buona. Allora ho deciso di comprare questo, non l'ho mai trovato, ho deciso di prenderlo. Questa è stata la mia seconda scelta, nel senso che la prima che ho comprato ed è il motivo per cui ha attirato la mia attenzione, a parte lo sconto, era questo all'aloe, e qui c'è scritto per ambienti con animali domestici. Non so, ho preferito, una volta ho detto forse è il caso che inizio a pensare anche a lui, non mi sono mai posta il problema prima, o almeno non ho mai creduto fosse un problema. Comunque, avendolo trovato in offerta, ho detto perché no, prendiamolo, e l'ho preso, uno per i miei cani e l'altro per gli ambienti dove il mio cane non va a sdraiarsi al limone. Poi ho comprato perché era in offerta questo per il WC, un candeggina Active Gel che si chiama WC, e questo qui disincrostante, uno è candeggina Active Gel e l'altro disincrostante Active Gel, perché agisce anche sotto il livello dell'acqua. Se non lo so, io, non so come si metti, io ho proprio difficoltà a arrivare con lo scopino sotto dove si forma proprio il calcare, faccio un po' di fatica proprio sotto il livello dell'acqua. Subito dopo i detersivi per il WC ho trovato i fazzoletti Tempo in offerta, questo mi ricordo il prezzo era 90 centesimi, io compro solo due marche di fazzolettini, Tempo e la Foxy, uno perché hanno 4 veli e due perché la morbidezza del tessuto non mi graffia mai il naso, in particolare quando ho l'attacco di allergia o raffreddore. Ho preso i due, uno è già immagazzinato e l'altro è qui a portata di mano. Vicino ai fazzoletti ho trovato il bagnoschiuma, ho trovato in offerta il bagnoschiuma della Badedas. La Badedas è una marca che mi piace da sempre, da quando sono piccolina. Questo è 2 in 1, doccia shampoo delicato, non mi ero accorta che era anche shampoo, agrumi e gelsomino. Allora, ne ho presi due, uno l'ho passato a mia sorella visto che lei fa da gelsomino, anche se mi ha detto che ha un profumo forse troppo damasco. No, si sentono tantissimi gli agrumi, sì, in effetti ricorda un po' dei profumi da uomo, del dopobarba da uomo. Vicino ai bagnaschiuma c'erano il sapone liquido, normale, quindi sarà viso e corpo, tipo allergenico, Mantovani, Marsiglia, azione igienizzante con sapone e glicerina vegetale, tipo allergenico, quindi deve essere viso e corpo. Ne ho presi due, uno già in bagno, adesso lo sto usando per le mani, ma per le mani non mi piace, è un sapore un po' forte, un sapore un po', non so, mi ricorda le sapori della nonna. Percorrendo a mente il negozio, sono arrivata alla zona dentifrici. Allora, ho trovato i menta denti in offerta, i microgranuli che piace a tutti. Ho preso esperti in prevenzione alito pulito, alito puro, questa non l'ho mai provato. Ho preso menta denti White System perché protezione smalto, è il mio preferito. Lo trovo in offerta, lo compro subito, e infatti l'ho comprato. Questo dentifricio
è il mio preferito in assoluto della Meditadent, e non lo dico per quanto riguarda il white system, ma per quanto riguarda la protezione smalto. Avendo i denti abbastanza fragilini a causa del reflusso gastroesofageo, è fondamentale che i dentifrici non siano aggressivi e non asciughino troppo la bocca. Ecco, questo è uno dei pochissimi dentifrici che non mi fa seccare la bocca. Ultimo, compreso dalla Mentadent, è il Mentadent degli utensili. Io ho preso perché ho le gengive sensibili, che denti, vabbè, però andando avanti, procedendo, sono passati i dentifrici, sono passata alla zona salviettini struccanti e ho comprato Speed Care marca, forse sì, forse l'ho già provata come marca, Sensitive pelli delicate, sì, che forse mi è venuto il dubbio di aver trovato già questa marca, ma sicuramente è formato piccolino. Questo era 1,42 € su prezzo normale, credo, non penso fosse un'offerta, ma era un bel formato convenienza. Le ho finite, tanto sono diversi mesi che non le compro, mi arrangio in altro modo, però ero troppo curiosa di avere una cosa un po' più veloce ogni tanto al momento del bisogno. Ho trovato un portapiede, qua dicono da viaggio, ho voluto prendere comunque perché era a un decimo del prezzo a cui generalmente si trovano e voglio vedere se in effetti poi lo uso. Ho comprato le mie spugnettine struccanti perché io uso queste spugnette prima per sciacquare il dito, faccio prima un bagno un po' in giro. E poi, ecco, queste quattro le mie preferite. Queste qui perché sono le più morbide e sono oblunghe. Quelle rotonde, spesso un centimetro, sono molto dure, rigide quando si usano. E invece questo, secondo me, hanno la prendono l'acqua che mi serve, hanno la delicatezza necessaria da sciacquare il viso come se fossero la mia mano. Mi durano parecchi mesi, vedremo poi più avanti se riesco a fare una scelta un po' più ecologica. Ultimo prodotto che ho comprato, una crema della Forsan, tea tree e calendula, multiuso lenitiva. Per oggi è tutto, questa è stata la mia spesa da Bigotà. Se il video vi è piaciuto mettete un like e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie mille, un grosso bacione, Silvia.